trova gli uccelli casa donna innamorata mette c'è sempre da morire sta voce sti canzona voglia revuta voglia revuta corro da madre lo batte sentì luce io già ci sono passata ieri messaggio al mondo gridando la scena portiamo sempre in alto il mento. Salve, sono De Martino. Sono specializzato in abiti cerimoniali, uomo-donna e anche taglie forti. Ciao amici, sono Enzo Davis. Anch'io vesto da De Martino. Veniteci a trovare. Vi aspetto, grazie. Salve, anch'io frequento il club degli amici di Michele Giudiciani, detto Bibicassi, e Torino Castellone. Veniteci a trovare per divertirvi con noi, ragazzi. Ciao! Ragazzi, venite che troverete anche Enzo Davis, divertite con noi. Ciao! La non ve fanno buttare, mangiata di le sorte, stava a sentire a me, accattato con gelato, un paradiso per te. Ci mettiamo la passione, ci mettiamo l'arte, ci mettiamo un poco di quello che ci hanno insegnato i nostri antenati. Si fanno altri eventi, diciamo, comunioni, matrimoni, battesimi, compleanni, feste di 18 anni. Mi invito. Va bene? Ok. Ciao. Fatica. Gente la non deve un centesimo.
bagnato tu, si sembra che tu mamma non facciamo piccerice, dillo tutta verità, la mamma te lo capì, e passo e spazio tutta su barcone, vado un signaglione, tu non conosci il filmano, sei ancora così giovane, tu sei guaglione che mi misandava, ma giù come allora, ma che sossi lacrima, fatti non mi parire. Un abbraccio a tua mamma, non facciamo amici vici, dillo tutta la verità, la mamma ti può capire. Sì, sì. Buonasera. Buonasera, ciao. Non debita, non delisciasti, non sta accendo, non so per te, non vanno per te, chi suoi bella. Vuoi piccerino a pazzia che quando c'è no, non può morire, non può soffrire, chi lo fa fa? Corra braccia tua mamma, non faceva piccerino, dillo tutta verità, la mamma da può capire. E passa e spazio sotto su qualcuno, ma tu sei guaglione, tu non conosci più malà. Ancora così giovane, tu sei guaglione che devi sentare, ma giù come allora, ma adesso si lacrima, fatti non mi va ridere, con la braccia tua mamma, non facciamo amici dici, dillo tutta verità, la mamma ti porta via.
c'è prima da, se ancora così giovane, così guaglione che ti risentava, ma di un po' mallone, ma che sussi lacrima, fatti non mi parire, pur bracciato mamma, non faceva piccere, dillo tutta la verità, la mamma devo capire, pur bracciato mamma, non faceva piccere, dillo tutta la verità. La mamma da bocca mi e la buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti alla mia sesta puntata su questa bellissima emittente di Italia Mia. Un applauso a tutti gli operatori, al regista, a tutti quanti. Stasera ho aperto con una canzone classica, ovviamente sempre riarrangiata, Guaglione, la conoscete tutti questa canzone. Allora, per i numeri, per i messaggi, stasera ci sono i messaggi, il numero sotto impressione per i messaggi e sopra impressione, proprio studito qua, eccolo qua, i contatti artistici, se volete Enzo Davis alle vostre feste, contattatevi, io mi metto a disposizione, io e gli amici miei ci mettiamo sempre a disposizione. Ok. Va bene, allora iniziamo subito questa bella puntata, anche questa sera, come ho detto ogni mercoledì io ho degli ospiti, stasera se avete visto i post su Facebook già sapete gli ospiti che ci stanno, poi mano a mano ve li presento. Intanto una bella canzone per tutti i bambini, che mercoledì prossimo inizieremo a girare il video con il regista Luigi Nappa, che io saluto, ciao Luigi, già abbiamo fatto la selezione, diciamo abbiamo fatto un casting per tutti i bambini che vogliono girare questo video con Enzo Davis, mercoledì li contatteremo a tutti quanti e iniziamo a fare qualche scena, per Natale comunque sto qui a Daci, vai, come è capitato per tutti i bambini e per tutti quanti, vai. Gianna Marie e canta canzone a me a scala io con pallone e se valleggia canzone mi trovo pure sotto palazzo, mi sembra una grande tribù, mi trovo pure sotto un palco, fanno casino e non si fermano più. Com'è successo? Tutte creature cantano con me, successo, e fanno giro donde stongo sempre miese, eppure mamma priesse che vanno cantare. Com'è successo? Ma tutto sto portello chi se l'aspettava, tutte creature con sti cartolini a mano, l'autografo e un selfie con me vanno fa. A tutto questo non sono abituata, ma popolarità non mi ha cagnata, però come sono belle sti creature, ti canto tutto quanto appresso a me, come è successo, nessuno l'era scritto, però è capitata, chi ste non suona capo a me si è realizzata, eppure si fornisce è stata bella per me. E ha fatto coreografia, ce l'ha imparata maestra, e a scuola danza va presa, sta circa mo fa ballerina, ten 11 anni che figlie mappina, che scusa e balla sta canzone, che quagliugella si mette a pariar. Com'è successo, tutte creature cantano con me, e fanno giro donde stongo sempre miese, eppure mamma priesse che vanno cantare. Com'è successo? Ma tutto sto portello chi se l'aspettava, tutte creature con sti cartolini a mano, l'autografo e un selfie con me vanno fa. A tutto
tutto questo non sono abituata, ma la popolarità non mi ha cagnata. Però come sono bella sti creatura, ti canta tutto quanto appresso a me. Come è successo, nessuno l'era scritto, però è capitata. Chi sta in un suono capo a me si è realizzata, eppure si fornisce è stata bella per me. Bella sti creatura, ti canta tutto quanto appresso a me. Come è successo, nessuno l'era scritto, però è capitata. Chi sta in un suono capo a me si è realizzata, eppure se fornisce è stata bella per me. Ok, un saluto a tutti i bambini che hanno fatto il casting con Enzo Davis. Mercoledì prossimo avete la chiamata sicuramente. Allora, voglio salutare anche la mia pagina Enzo Davis Fan Club. Siamo arrivati quasi a 9.000, 10.000 iscritti. Ciao ragazzi, un bacione a tutti quanti. Allora, ci sono dei messaggi già? Beh, iniziamo che poi chiamiamo gli ospiti, vai. Buonasera. Enzo, sono Candida da Matera, vorrei dedicare una canzone a piacere mio marito e alla mia amica Annarella e Piero Palumbo. Ok, vabbè. Enzo. La signora Candida, buonasera Candida, con tuo marito, mi sembra che si chiama Aldo, da Matera, giusto? Enzo. Una bella canzone anche a Anna Maria, giusto Anna Maria? Sì. Giusto? Sì, poi la dedico, voi intanto facciamo scorrere gli ospiti, poi ve la dedico. Usaccia, qui mi piace come è successo, però dopo la facciamo. Scusa Enzo, sì, mi hanno chiamato dal circolo degli amici e si vuoi salutare tutti gli amici. Allora, sì, allora, il circolo degli amici di Michele Bibicas, il mio sponsor. Ragazzi, buonasera a tutti. Un saluto a Michele Ubionda, Sandruccia, Michele Bibicassa, a tutti gli amici, Angelo Casale, a tutti gli amici che stanno, Antonio Di Martino, insomma a tutti quanti. Se me ne dimentico qualcuno mi dovete scusare, però un saluto veramente a tutti quanti. Poi a Michele Bibicassa gli facciamo ascoltare un Vesuvio, ovviamente, un Vesuvio che gli piace tantissimo. Ok, allora posso andare avanti con la trasmissione, poi dopo leggiamo gli altri messaggi. Tieni a mano Carmine, Carmine Verone, facciamo un applauso che mi accompagna con Jimmy Fontana che sta insieme a me, e suo nipote, mi scordo sempre come si chiama, c'è stato pure suo nipote, e Ambrosio, come si chiama? Armando. Armando, pure un applauso Armando. E stasera Ambrosio con la S di Firenze si scusa che non ho potuto venire perché c'è una cena con sua figlia, comunque noi li salutiamo, Ambrosio, sua figlia, suo marito e tutti quanti. Allora, non ci perdiamo in chiacchiere, voglio presentare il primo ospite, non so chi viene come prima. Sì, allora lui è un amico che ci siamo persi di vista da tanto tempo, perché io per una cosa, lui per un altro, stasera mi ha fatto proprio piacere di riappacificarci, cioè non è che siamo appiccicati, cioè non siamo, cioè ci siamo, perché lui abita a Napoli, io abito a Capua, quindi in famiglia, in cose, il lavoro, insomma, però stasera sta qua insieme a me, ve lo presento subito, qualcuno lo conosceva già quando stava insieme a me molto tempo fa nella mia zona. Signori, Franco Costa, eccolo qua. Buonasera. Yela. Ciao Franco. Buonasera a tutti quanti, una buonasera a tutta la regia e a tutto lo staff di Italia Mia. Come stai? Bene, grazie. Stai bene, tutto a posto? Sì. Tu? Che mi dici? Dai, racconta qualcosa, tutto poi bene, non ci vediamo da molto tempo. Dai. Non ci vediamo da molto tempo, abbiamo fatto tante cose belle e adesso stiamo di qua, cioè siamo di nuovo qua, nel grosso pubblico di Italia Mia e Canale Italia. Sì, a me fa piacere di averti infilato questa sera. Piacere mio, io ti ringrazio. Perché tu sei un artista e io e gli amici non mi dimentica mai. Franco, quindi. Allora, non ci perdiamo in chiacchiere. Sì. Facciamo subito il primo brano, ti voglio focare allora, subito. Il primo brano classico napoletano, sì. Torna Surriente. Torna Surriente, ci siamo, regia. Allora, Torna Surriente è un brano proprio che piace. Storico. È storico, ok. Allora, Franco Costa, voi. Torna Surriente.
da tanto sentimento, dimmi tu a chi ti lamenta, casciatato fai sognare. Guarda qua che su giardino, sientasi sti giurance, non profuma così fine, rinda all'aria se ne va. Dio, tan lontana da sto cuore, da sta terra dell'amore, chi non vuole non torna, ma non me la sa, non dorma su dormire, torna. Fora te non funna, chi ha girato tutto l'unna, non l'ha vista con magà. Guarda attorno sti sirena, cade guarda incantata, e se voglia tanto bene, se vuole essere vasa. Tan lontana da sto cuore, da sta terra dell'amore, chi non vuole non torna, ma non me la sa, non darma sto dormiente, torna. Grazie. Grande, grazie. Grande Franco, grazie. Franco Costa. Allora voglio dire una cosa, Franco Costa sta nel mio staff, quindi chi vuole Franco Costa alle vostre feste, contattatemi a me, i numeri sono in pressione. E Franco Costa, viene insieme a me, a Rungo Vaghi, viene Franco Costa, ok? Era oggi può. Ok? Grazie. Allora Franco, bellissima canzone. No, ma prego, ti puoi accomodare perché c'ho altri ospiti. E poi ovviamente farai senz'altro, un'altra canzone. Senz'altro. Dove ti vuoi accomodare? Questo sì, va bene. Okay. Già avete visto che siamo in. Se mi portate un'altra sede, perché siamo a 4, capito? Cioè, sbagliato a 10 prima. Allora, dopo questa bellissima voce dell'amico Franco, torna a sorridere, bellissima canzone classica napoletana. Vi voglio presentare un altro amico che fa parte anche del mio staff, insomma, dove sta Enzo Davis. Quando lo volete, lui fa il gabarettista, è un bravo artista, ma veramente è un bravo artista, vi fa divertire tantissimo nelle vostre cerimonie, in matrimonio, insomma, pure feste di piazza. Ma lui, una parola, Tony Francese, eccolo qua. Salve, ciao Enzo Davis, buonasera, tutto a posto. Come stai? Io sto bene. Sto posto, sta all'irte. Cioè, Francucci sta saltando, sta male tutti e due. Allora, dimmi tutto. Niente, tutto a posto. Si lavora e si tira avanti. Ok. Ci faccio di subito una cosarella. Ma scusa, ma gli piccolo Lorenzo, la tieni in prova, loco. Aspetta, allora, ci sono dei messaggi. Leggimi questo messaggio. Sì, vai, leggi. Non ti preoccupare, va. Buonasera Enzo, sono Rosario Donato, un saluto a te famiglia e a tutto lo staff di Italia Mia. Ah. Ciao Rosario!
Allora, Rosario Donato, sì, una parentesi su Rosario Donato. Sì. Allora, Rosario Donato è un altro artista, un altro amico, perché noi, lo sai, a Toni, siamo una comitiva di tutti gli artisti. Sì, sì, beh, Rosario Donato sarà come ospite, secondo me, la penultima puntata, verrà anche lui come ospite. Un bravo artista, un cantante bravissimo, senza offesa a Franco Costa e gli altri cantanti, ma sono tutti bravi. No, non ci mi offendo, noi in paese tutti amici. Sai, perché qua si deve lavorare, si deve lavorare. Ciao, ciao Rosario. Ciao Rosario. Allora, okay, lui ha fatto una bella canzone, un po' Napoli. Sì, a Lorenzo Insigne, un nostro paesano. Un nostro paesano, giusto? È vostro paesano. Giusto, giusto. Ha generato tutte le parole. Un saluto a Edenzo e un caro saluto a Franco Costa, che da tanto tempo che mancava dagli schermi. Un abbraccio da Marco. E là! Okay, bacione, ciao Marco, un bacione. Ciao Marco, hai visto Franco Costa? Abbiamo fatto tornare. Ok. Quello che ci vuole, ci vuole. Cioè, allora, Tony, okay, e guardate tutte le parole questa canzone, dedicata a Lorenzo Insigne, il nostro idolo. A Camaniel, tutti quanti. Forza Napoli, Tony Mariolina, Francese. Tutti quanti. Noi ci sediamo. Vai, 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 oh! Forza Napoli! Sempre Forza Napoli! Forza Napoli! E infatti è chiuso un campionato, no? Certo! Poi ma ce l'ho questo capire, che si pensa in accidente? Mettiamo a capo Francuccio! No, Francuccio! Mettiamo a cancoppa! Poi ci sta pure dopo Gigi, che ha roppo! Certo, dopo Gigi arriva fra 5 minuti! Sì, sì! Guarda che... Che devi portare? Un libro di storia stasera, devi portare? Un libro di storia? Guarda qua! Amba bre, microfono! C'è Enzo De Vissi, come una seduta Enzo De Vissi, e toglio, fammi saluto! Dottor Caserta, Claudio e Teresa, famiglia Pezzella, famiglia Francese, famiglia Costanzo, Maiello Macchine 50, un bacio a Maiello con tutta la sua famiglia! Ciao Maiello! Agnese, Antonio, Mimmo, Francesco e Antonio...
poi questa famiglia Pisano da Orto Tedella, Salvatore, Donato, Nino e tutta la fabbrica, un bacio forte. Vedi, ti ho un foglietto. No, tanto... è un problema, Allah sta scrivendo. Ah, va bene. È arrivato con messaggio, log. È arrivato, sì. Ok, un bacio a tutta la regia. Quando è stato nei francesi, voglio qua, ma... Qua c'è stato un po', prego, maestro. Ma non male certo. A tutti, chiaro. Un abbraccio affettuoso, Enzo, da tutto lo staff... No, no, ripeti, perché non abbiamo sentito. Ripeti. Un abbraccio affettuoso, Enzo, da tutto lo staff artistico per caso. Ah, allora, voglio salutare... Voglio salutare l'amico Giuseppe Ferrara, che lui ha una organizzazione, un diciamo file manager dei cantanti e degli artisti, che giorno 21 saremo a Curti per fare una beneficenza per tutti i bambini poco fortunati. E quindi ci sarò anch'io presente come tanti artisti. Un saluto artisti per casa di Giuseppe Ferrara. Ciao, ciao Giuseppe, ciao. Ciao è cosa, Giuseppe. È una cosa bella che stai facendo, Giuseppe, mi fa piacere, perciò io voglio collaborare pure io. Già, secondo me sono stato uno dei primi a dire vengo. Ok? Ci vediamo giorno 21 a Curti. Ciao. Buonasera Enzo, saluto grande a Franco Costa. Facci sentire poco a Bambolè. Un bacio a tutti dall'autolavaggi Sosia. Da Fratta Maggiore. Sì, un bacione a tutto Sossi, l'autolavaggio Sossi. Di Sossi e figli a Fratta Maggiore, un bacione. Ciao, ciao. Sì, sì. Ciao, ciao Sossio. Allora, mi ha presentato a Tony, mi ha presentato a Franco, ora voglio presentare senza offesa ragazzi, perché lui fa solo la presentazione, è la prima volta che lui sta in coppa delle scherme, perché lui ha una pagina, non so se sei iscritto pure tu, lui ha minimo 50.000 iscritti su questa pagina. Sì. E quindi è la prima volta che mostra il viso, io l'ho convinto, lui non ci voleva nemmeno venire, però... accettato e lo voglio far vedere. Lui si chiama Antimo Di Villo. Eccolo qua. Antimo, ecco. Prego, vai. Ciao Antimo, vai qua. Ciao. Tutto a posto? Tutto a posto. Innanzitutto sono molto emozionato. Molto emozionato. Scusate se sbaglio qualcosa, ma è la prima volta sui teleschermi. Allora, lui... Ma che vicino sono stati a collo, no, giusto, non ti preoccupare, Satone. Tu un po' di conforto, va. Non ti preoccupare. Allora, stavo dicendo, lui è l'amministratore della pagina Onda Sana. Andate su Facebook, vedete la sua pagina, quanti iscritti c'ha. È una cosa straordinaria. La prima volta che mostra il suo viso, è giusto? Sì. Ecco qua, con lui è Onda Sana, quindi... Okay. Scusa, vorrei innanzitutto salutare tutti gli amici di Onda Sana, perché grazie a loro questa pagina esiste, grazie a loro questa pagina sta crescendo giorno dopo giorno e ne sono veramente contento. Poi ti partecipi... E io ti ringrazio che mi hai incluso in questa pagina, perché mi guarda, fa molto piacere di pubblicità, perché te lo meriti veramente. Ti ringrazio, quindi, ti ringrazio. Sarà sempre così. Poi, se mi permetti, vorrei fare dei saluti. Stai a casa tua, devo. Grazie. Vorrei salutare i miei tre figli in... lo so, è un carnalone. I miei tre figli che si trovano in Toscana, Andrea, Giacomo e Valentina. Li saluto. Poi a mio fratello Antonio, che ci tengo tantissimo, per un piacere che ha fatto stamattina, lui sa quale. Ciao Antonio. Grazie Antonio. E mio padre, che ha superato gli 80 anni, è una persona. Auguri, che... auguri, auguri, un bacione. Come si chiama tuo padre? Giacomo Di Villo, ha 83 anni, ma sembra un giovinotto di 50 anni. Giusto, Tony Francisco è un 80, però. Comunque, grazie di questo invito, sono veramente onorato. Andimo, grazie a te, io lo so, no, non mi fa settare in diretta, non ci voglio stare un mese, c'è una cosa da me. Lui ha salutato, lui è Antimo Di Lillo, facciamo un applauso a pagina Onda Sana. Grazie a tutti. Ciao Antimo, grazie della tua presenza. Poi ovviamente verrai per la chiusura, salutiamo, giusto? Tu aspetti qua, ok. Ciao, grazie Antimo. Allora, ci sono dei messaggini? Vai Carmine, vai. Ciao Enzo, da Antonio e Linda Mandolini. Antonio e Linda Mandolini, ciao Linda, scusami, ciao Antonio. Di che non mi chiamano?
Sul telefonino? Allora non chiamate sul telefonino, mandate solo il messaggio perché non vi può rispondere. La settimana prossima speriamo che aggiustano il telefono in diretta, perché mi hanno promesso che mercoledì prossimo finalmente ci sarà la diretta, quindi potete chiamare a me direttamente, però non chiamate sul telefonino e nemmeno sul contatto sopra, mandate un messaggino e noi vi rispondiamo, va bene? Perché se chiamate poi dopo se la regia che risponde. Allora ci fermiamo? Sì, sì. Allora, andiamo avanti con la decisione, poi le leggiamo più. Okay. Una cosa vuota. Allora. Mangi un bel brano tu. Che... Allora, io voglio fare un brano. Di questa bellissima trasmissione. Sì, allora io voglio fare adesso un brano, lo voglio dedicare a tutte le donne. Ok. Tutte le donne, insomma, in mogliere che ci supportano a noi da 30 anni. Veramente. Veramente. No, pure mogliere, ma si può. Sì, a me mi supporta da tutt'altro, però comunque ecco perché ci dedicate questa canzone. E a tutte le, ovviamente, a tutte le donne. Le coppie che stanno da tanti anni insieme. La canzone si chiama Bella, ascoltatela. Io ho fatto anche il video di questo qua, già abbiamo avuto un bel consenso di questo video. Si chiama Bella, dedicata a tutte le belle e le brutte. Vai. Ok, vai. Davanti a una pizza e un caffè, e chi sta ora così ha cominciato con te. E cose semplici sono le più belle, te portare in pure roba vintana. Al piano parchi la sera tu stiva per me, e i cantavi suonava soltanto per te. Intanto i sguardi correva studiemba, e anche la sera fui tutta per sé. Bravo, bravo, Enzo. Era bella, una bella canzone dedicata alle mogli, una bella canzone per tutti gli innamorati. Vai, ciao, Franco. Ciao Franco, abbiamo ancora la pelle d'oca per il brano che ci hai appena fatto ascoltare. Ti vogliamo bene, un bene dell'anima, Pina e Maurizio. Un bacione a Pina e Maurizio. Ciao Pina, ciao Maurizio. Ciao Pina, ciao Maurizio, noi ci associamo ovviamente, sempre, i saluti che ci fai. Saluto a Franco Costa da tutto lo staff Minimarket da Pina. Minimarket da Pina, sì. Ciao Pina, ciao, ciao, un bacione. Sempre.
Allora, Franco, faccio segnare una bella canzoncella. Allora, adesso voglio cantare una canzone che mi sta dando molte soddisfazioni, un vecchio successo della canzone italiana. Tu la conosci già qual è? La Granata. Nostra, benissimo. Granata. Una canzone che me l'hanno chiesto in tanti. Questa canzone la voglio dedicare a tutto lo staff, tutti gli spettatori che ci stanno seguendo, e se mi permetti voglio mandare un grosso ma grosso saluto a tutti i miei colleghi, senza escludere nessuno, iniziando dai vertici, ci associamo, e a tutti gli amici dell'Istituto di Vigilanza Il Notturno. Ecco, pure io mi associo, in caso che venga a fratta maggiore, tengo esattamente. Una... cioè non mi facilità la multa. Non ti preoccupare che di una chiavru che gli sa fare. Allora, per tutti quanti voi, Granata. Franco Costa. Franco Costa, vai. Granada, città del sole e dei fior, il mio canto è l'ultimo addio d'un nostalgico cuor. Canterò la mia canzone gitana, canterò e con le lacrime la terra ancora bacerò. Addio Granada, paese di mille torri, un lampo di spada ti illumina la suon dei poleri. Addio mantigne, sorrisi di poche vermigne. Addio chitarre sognanti, sospiri d'amanti, corride canzon di passion. Addio Granada, addio città dei gitani, dovunque io vada per sempre nel cuor mi rimani. Madonna morena, lenisci la pena di questo mio cuore di zingaro. Addio Granada romantica, paese di luce, di sangue e d'amore. Madonna morena, lenisci la pena di questo mio cuore di zingaro. Addio Granada romantica, paese di luce, di sangue. Grazie Franco Costa. Grazie. Franco Costa, Granada. Stupenda, 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 stupenda. Grazie, grazie Enzo.
Allora, leggiamo qualche altro messaggino, dai. Sono okay. Buongiorno, ma tanti saluti a tutti voi, in particolare a Antonio Francese, okay. Da Claudio e Teresa. Se puoi mandaci i saluti alla famiglia Pezzella e a mia figlia Margherita. Ma non abbiamo capito, per Tony o per Franco? Per Tony. Allora, poco appena vi faccio salutare la famiglia Pezzella e la... E la figlia. E la figlia. Ciao, da Tony Francese. Si è andato a preparare perché è arrivato un amico suo che un deve fare la... Un saluto dal condominio Paganini, in particolare Orlando e famiglia. Sei grande, Franco. Il condominio Paganini, un bacione a tutti quanti. Ciao, ciao Orlando. Ciao, ciao. Allora, sto dicendo, non chiamate. Pronto? Sul telefonino, non dovete chiamare perché stiamo, cioè, noi leggiamo solo i messaggi, non possiamo rispondere al telefono. Scusatemi se ripeto sempre questa cosa, perché ci sono arrivate un sacco di telefonate dalla regia, quindi non possiamo rispondere. Mandate solo un messaggino, noi vi salutiamo, non vi preoccupate. Allora, intanto io voglio salutare la famiglia Santone, Francesco Rosi con il papà Vincenzo e il nonno Franco, grande amico mio. Ciao Franco, a te e tutta la tua famiglia, Santone. Allora, cercami, siamo pronti con la base? Adesso vi voglio presentare un artista che è arrivato direttamente da casa sua. Cioè. Signore e signori, Renato Zero, eccolo qua. Ela. Cercami come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno. Tu cercami con la volontà e l'impegno. Reinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più. Tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so. Il pagliaccio di sempre, anche quello era amore però. Questa vita ci ha puniti già, troppe quelle vere che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, ferisci, sono così, tu prendimi o cancellami. Gli anni miei, fidati, e sorprese non avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero ci credi, di cercarmi non smettere, no. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente. Così poco abiti anche noi a non dubitare mai di una libertà indecente. Io sono qui, ti servirò, ti basterò, non resterò una riserva.
sono dopo di te, quale altra alternativa può salvarci? Comunque, cercami, cercami, cercami. E questa era Cercami. Poi quando tu Renato Sera si tale qua, quando mi metta la parrucca sei uguale, sei visto, poi c'è proprio gli qua, atteggiamenti, hai visto? Proprio gli atteggiamenti. Io sono qui, vedi? Insultami. Non hai la parrucca, non può fare. No, Enzo, Enzo, scusami, ripeti che non mi devono chiamare. Allora, voglio dire un'altra cosa, non chiamate sul telefonino, la terza volta che lo dico, per piacere. Mandate qualche messaggio, non vi possiamo rispondere, ok? Non chiamate, per piacere, okay, mandate mi hanno chiamato anche me, Chiara... sì, stasera i telefoni c'è il messaggio proprio, se sta proprio a... no adesso hanno aggiustato, scusate per l'interruzione di prima, il tempo non è tanto Chiara, buono, la mamma e Maria tutti quanti e un bacio forte, e quindi si è interrotto un po' la trasmissione, però non vi preoccupate, adesso va bene, okay? Ok, facciamo un applauso allo staff che ci stanno lavorano per noi, un bacio forte. Allora voglio salutare che ci hanno mandato due messaggi, sì. Prego. Complimenti a Franco Costa, finalmente ti abbiamo ascoltato di nuovo, un abbraccio dalla famiglia Pepe. Un bacione a tutta la famiglia Pepe. Allora, noi ci associamo. Allora, grazie, io voglio, aspetta, fra Carmen, se non mi dimentico, sono arrivati i messaggi sul mio telefonino, li voglio dire questi qua perché l'ho visto io. Un saluto a Franco Santone, ovviamente a Vincenzo, a Francesco Rosi, a Rocco Gitano, a sì. Filippo Gitano, un mi saluto. Associo, mi associo. Un bacione, un bacione a tutti quanti. A Rocco Gitano, un bacione. Allora, un saluto anche a Linda Amandolini e Antonio che dopo mi hanno chiesto come è successo, ve la faccio ascoltare, insieme all'amica Candida con il suo marito Aldo. Un saluto a tutti quanti voi. Poi vi faccio ascoltare questa canzone. Vai Carmine. Masanillo da Anna Maria, mi dedichi una canzone? Sì, allora ciao Anna Maria del Masanillo, che noi ogni domenica stiamo nel locale, faccio lo spettacolo ogni domenica al ristorante Masanillo a Bellona. Masanillo, un bacio a tutti quanti voi. Il sabato fa, mi trovo a dire, il sabato sto da Michelo Pond sempre a Bellona, ok? Quindi il sabato e la domenica. Un saluto a Villa dei Cesaroni di Aurelio. Okay. Ciao Aurelio. Mi associo. Un bacione a tutti quanti. Aurelio a tutti quanti. Ciao Enzo, sono Vincenzo Santori, un saluto a tutti. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo. Allora, ci fermiamo un po' con i messaggi. Un saluto anche a Ciro, con sua moglie Sandra. Ci fermiamo un po' con i messaggi. Alla famiglia Iavarone, scusami, un bacio forte. Alla famiglia Iavarone da Sant'Antimo. Se non mi dimentico, un bacio forte. Ciao. A tutti i miei amici che mi stanno guardando. Allora, da Sant'Antimo io intanto voglio salutare l'agenzia di Maurizio Barbieri. Con ciao sua, Maurizio. Con sua moglie Mena. Sì. Ok? Con la signora ciao, Mena. Maurizio. Ciao. Ciao, ciao. Poi ci vedremo da vicino. Mi ha invitato sì. un sacco di volte. Anche a me mi ha invitato un sacco di volte. Non c'ho occasione di andarla a trovare. L'impegno, sai che ci vediamo spesso. Ok, vabbè, allora per questo brano, vai, sì. questo brano. Per l'amica Candida da Matera con suo marito Aldo, e per l'altra compagna, mi sono dimenticato, per Linda Mandolini, per tutti gli amici che piacciono questa canzone, Teresa Ponda Bellona, per tutti quanti, dai. Come è successo per tutti i miei fans, vai. Mamma mia com'è bella, oh, 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 oh.
forza va incontra. Quando sente che starà per la porta, ma come è successo, come è capitata, solo con un sguardo e come combinata. Quando stonchi solo è tutta provocante, quando sta mia moglie fa l'indifferente, sotto soffitto gusti da casa e di cammana, para came che si spugna. Ma come è successo, come è capitata, che butta all'andata e come combinata. Sono l'uomo per bene, ma non è colpa mia, ho le mie debolezze, son dell'uomo pure io, pure io. Quando mi sente cantare, scende con una voce sensuale e dice: Enzo, me la dedichi una canzone. Ma com'è successo, com'è capitata, solo è arrivato anche dopo Gigio. Allora un saluto a tutti, a tutte queste persone che buonasera, io so io Franco. Io imito Bombolo, carissimo, hai cantato questa canzoncina che mi ha fatto venire brividi addosso. Grazie Bombolo, sei molto gentilissimo. Ma dobbiamo fare sempre quel film insieme anche tu, con Franco Costa. Certo, senz'altro. E noi che facciamo? Franco, ma Granata che è una bomba. Sì, è una bomba, è una Granata, bomba. Granata, com'è bella sta canzone. Ma qui è portata pure il topo Gigio, sta qui. Gigio, qui, carissimo. Gigio, dici qualche cosa. Mamma, io, buonasera a tutti. Ci stato guardando da casa, mamma, ai che emozione. Ma questa sera dopo andiamo una canzoncina di Adriano Celentano che mi hanno messaggiato qui sul nostro telefonino, ma qui non poteva mancare che lui, quel bellissimo Corrado che faceva la corrida, che faceva così. Oh, signori e signori, buonasera a tutti quanti voi. Ci troviamo qui con Enzo Davis, grande piano bar organizzatore spettacoli, e dobbiamo far organizzare solo una grande corrida di tutti questi belli giovanotti che si vogliono esibire. Va bene? Franco Costa, mi fai il maestro Roberto Pregadio. Va bene? Esatto, metti il Fabio. Ma che sta Dio? Vai. Un applauso a Tony Franzini. Mi stanno chiamando anche me sul telefonino. Che la mia segretaria è andata a rispondere fuori perché chiamo una continuazione, non telefonare sul telefonino. Fate quel mandate numero un messaggio, sopra sotto impressione. Voglio spostare un po' che non si vede, è buona qua. Sopra impressione, no? Sì. Facete che il numero là è mandato un messaggino. Poi sta regia, che il signore là, ecco qua. Un po' inquadrato. Sto studio innanzi e sta solo con microfono. Un applauso a Tony Francese. Allora, mandiamo qualche altro messaggino e poi facciamo cantare subito, dai.
Tanti saluti a Franco da Salvatore Cimmino. E se gli fai ascoltare di nuovo Granata, che si è scurato tutto. Ah, va bene, no, la facciamo di nuovo, Franco, cioè, la canti di nuovo. Però prima di questa canzone qua, ragazzi, voglio la pubblicità. Come si dice? L'anima del commercio. L'anima del commercio, senza ragazzi. La pubblicità non si va avanti. Pubblicità. Salve, sono De Martino. Sono specializzato in abiti cerimoniali, uomo-donna e anche taglie forti. Ciao amici, sono Enzo Davis. Anch'io vesto da De Martino. Veniteci a trovare. Vi aspetto, grazie. Salve, anch'io frequento il club degli amici di Michele Giudiciani, detto Bibicassi, e Torino Castellone. Veniteci a trovare per divertirvi con noi, ragazzi. Ciao. Ragazzi, venite che troverete anche Enzo Davis, divertite con noi. Ciao. La non ve fanno buttare, mandata di le sorte, stava a sentì a me, accattato con gelata, o paradiso per te. Allora, ci mettiamo la passione, ci mettiamo l'arte, ci mettiamo un poco di quello che ci hanno insegnato i nostri antenati. Si fanno una tra di eventi, diciamo, comunioni, matrimoni, battesimi, compleanni, feste di 18 anni. Mi invito. Va bene? Ok. Ciao. Fatica, si mette la lontana, un centesimo. Allora, eccoci qua. Io voglio salutare tutti i miei sponsor che avete visto adesso. Grazie a loro. Allora, niente, Franco.
Franco. Allora Enzo, io voglio salutare anche, perché ti torno a ripetere, stanno chiamando anche sul nostro, telefono. Allora voglio mandare anche un bacione a De Luca, la famiglia De Luca da Casal di Principe. Enzo, un bacione a tutti quanti voi, a Elena da Roma e il mini market da Pina, giusto? Sì. Ci sono qualche altro messaggino? No. Ah, ci, ah, poi c'è stato il messaggio ovviamente. E mi ha dato foglie di carte, mi ha. Mi sembra un modo di farlo con questo. Sì, allora, Claudio, Claudio Pezzella e poi famiglia, Pezzella, c'è poco. Uomo, con gli aschi. Allora, dottor Caserta. Sì, vai. Claudio e Teresa, famiglia Pezzella, famiglia francese. Ok, lì c'è macchine 50. Famiglia Enzo Davis. Sì, Agnese Antonio. Bacione a tutta la famiglia di Enzo Davis, Agnese Antonio. Poi, Mimmo, Franceschi, Antonio e la famiglia Pisana da Orte Catella. Allora c'è tutti gli amici miei. Ok, ok, andate, grazie. Adesso no, come no, adesso stanno copiando la batteria. Sono cose che capitano in diretta. Allora, siccome che prima si è scurato un po' la trasmissione, sì, e molta gente non ha sentito Granata da Franco Costa, sì, noi ci avessimo cantanato, non è il problema. Tanto noi ne mare con nessuno. Dedicata anche alla signora di Grumonevano, giusto? Sì. Di Bruno Bonevano, sì. Scusa Enzo, un sì, saluto da Alan e Barbara, un abbraccio, ciao. Un saluto Alan e Barbara, e là, ciao. E poi se mi scusate voglio salutare, perché io questi saluti li faccio quasi durante la mezza trasmissione. Il mio, diciamo, quello che mi ha scritto, quello che mi ha creato, con queste canzoni belle. Voglio salutare a Piero Palumbo e Tony Aprile, bacione, per la Zeus Record di Napoli. Bacione a tutta la Zeus. Allora, Piero Palumbo ogni martedì viene nel mio studio a Bellona, via Giovanni Pascoli, e fa lezioni di canto e pianoforte. Chi fosse interessato per queste lezioni di canto e pianoforte con Piero Palumbo, mi telefono col numero sopra l'impressione e noi stiamo là. Non si paga parecchio, cioè, lui si fa proprio così. Cioè, accompagna, quindi Piero Palumbo fa scuola, ma è bravissimo come maestro, come tutto Piero Palumbo. Ciao Piero, un bacione a te e tutta la tua famiglia. Poi voglio dire un'altra cosa, mercoledì prossimo ci sarà una sorpresa qua nella mia trasmissione. Verrà il regista Luigi Nappa con l'attrice Giorgia Maria Iside, che hanno fatto il video bella con nel mio video, l'attrice proprio, lei fa l'attrice, bravissima, e verrà qua insieme a me, sono ospite. E poi c'è stata un'altra sorpresa, se mi conferma il Tony D'Angelo, sarebbe il figlio del grande Nino D'Angelo, che faceva un applauso, e sarà in mezzo a noi qua nella mia trasmissione, ok? Poi ci sarà anche Giovanna Settembre, che salutiamo già Giovanna. Ciao Giovanna, ciao. E quindi già ho svelato la trasmissione di mercoledì prossimo, ok? Allora Franco, stavamo dicendo, Granata non l'hanno ascoltata perché sì, si è scurato un po'. La rifacciamo. Allora, sì. Franco Costa, Granata. Vai Franco, tutto per play. Voi, Granata, vai. Granada, città del sole e dei fiori, il mio canto è l'ultimo addio d'un nostalgico cuore. Canterò la mia canzone gitana, canterò e con le lacrime la terra ancora.
ieri. Un lampo di spada ti illumina la suon dei poleri. Addio mantigne, sorrisi di poche vermigne. Addio chitarre sognanti, sospiri d'amanti, corride canzon di passione. Addio Granada, addio città dei gitani. Ovunque io vada, per sempre nel cuore mi rimani. Madonna morena, lenisci la pena di questo mio cuore di zingaro. Addio Granada, romantica paese di luce, di sangue e d'amore. Madonna morena, lenisci la pena di questo mio cuore di zingaro. Addio Granada, romantica paese di luce, di sangue. Grazie. Non ci abbiamo parole. Grazie Enzo, non avremo proprio parole. Stasera la mia puntata, questa è la sesta puntata che faccio, ma senza offendere l'altra puntata, mi sta proprio a piacere. C'è stato Tony Francesi e Franco Costa che... Grazie. I telefoni stanno proprio stanno a fuoco i telefoni. Ci sono ancora messaggi, Cisura? Lo so, ce ne stanno. Vai, un altro messaggio subito. Sono Agnese, vorrei salutare a tutti, in particolare a Tony Francese. Uela! Ciao Agnese, un bacio forte a te e tutta la famiglia. Sta Agnese che è? What's up? Scusa. A che ne so, oh, siete, che ne so. Ciao Franco. Ciao. Scusa Enzo. Prego. Ciao bacio Enzo Agnese. Da Patrizia e da Parma, vorrei ricordarti il CD. Sì, allora Patrizia, io il CD l'ho spedito, in questi giorni ti arriverà. Ho spedito tutti i CD. Enzo, sta quella signora. 10? Ok, grazie. Allora facciamo questo show e poi... Allora, Patrizia, io il CD l'ho spedito pure agli altri. In questi giorni ti dovrebbe arrivare sicuramente, non ti preoccupare, l'ho spedito. Io ogni promessa è debito. Ok, Patrizia, non ti dite pure una canzone. Allora, facciamo cantare una canzone a Franco, alla Tony Francese. Tony Francese. Facciamo uno show misto di... Uno show misto, vai. Quanto dura? Quanto dura? 3 o 4 minuti. 3 o 4 minuti. Facciamo una 3 minuti. 3 minuti. 4 minuti. 4 minuti. 4 minuti. Ok, vai. Zucchero, vai. Thank you.
Ciao a tutti e grazie, buonasera. Io non so parlare d'amore e l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. Grande Tony, abbiamo grande. Fatto uno show grandi, i personaggi sono uguali, perfetti veramente. Allora voglio dire ancora una cosa: se volete Tony Francese per le vostre feste, comunione, battesimo, funerale, no, funerale no, funerale, scusa, no. Ci dobbiamo sempre divertire, sempre e siccome l'uomo è poca amica, ci sono successe ma tante che sta giù. Grazie, comunque stiamo scherzando, okay. Ovviamente se volete Tony Francese alle vostre feste, contattate Enzo Davis, non ci stanno problemi. Tony Francese e Franco Cosi, se volete pure Enzo Davis. Scusa, se volete Enzo Davis, potete chiamare pure a me. Certo, potete chiamare pure a Franco. Cioè, chiamate a me. Cioè, noi ci Enzo Davis chiama a te. E Gesù Cristo ci abbraccia a tutti e tre. Tutti e tre, e là. No, noi ci carichiamo e ci scarichiamo a vicenda. Ok. Cioè, allora, io voglio ringraziare ovviamente a tutti quelli che sono venuti per i messaggi. Ci scusiamo di nuovo per l'interruzione di prima. Ovviamente mercoledì prossimo ci sarà la diretta telefonica. Non vi preoccupate che i telefoni verranno aggiustati. I messaggi li conserviamo per mercoledì prossimo. Adesso voglio fare una canzone dedicata a, ovviamente, a tutti quelli come noi. Voglio dire che noi stasera per esempio è festa. Il problema è c'è a Mare Maria a casa, stasera è festa, poi quando è di mano di muro? E questa è una canzone che mi ha scritto Rocco Gitano e Filippo Puccino alla Record Gitano, si chiama Yamma Parea, vai! Enzo, scusami, questa canzone la dedichi pure alla Franco Ciaccio, Franco Ciaccio, con la moglie Anna e la signora Anna da Orta di Atella, che salutiamo tutti quanti voi. Ok, vai! Questo ritmo e questa canzone sono un terremoto per me. Tutti insieme, dai tutti a ballare, scorda dei problemi con me. Questa sera siamo tutti in festa, il volume a palla già sai. Trema tutto, anche il tuo bicchiere, sta aspettando per festeggiare. E fino a dimane non ci ferma nessuno, noi siamo un popolo d'amore e passione, non può star fermata a sentire a palla guaglio. Yammi, 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 non ci fermamma, dammi la più forte che sta musica sballa, e con emozione tutto quanto insieme a me, a me.
e a me, a me, a me, a me, non ci sta in gamba, tutti con le mani che sto mondo ci canta, e allo campo forte che stasera stiamo a paria, paria. Griglia e birra, anche con la figlia, tutto quanto a dire con me. Senza sosta, niente poi ti costa, ti diverti con i Davis. Questa sera siamo tutti in festa, il volume a palla già sai. Trema tutto, anche il tuo bicchiere, aspettando per festeggiare. E fino a dimana non ci fermo nessuno, noi siamo un popolo d'amore e passione, non può sta fermare a sentire a ballo guaglio. E a me, non ci fermamba, dammo la più forte che sta musica spalla, e con emozione tutto quanto insieme a me, a me. E a me, mia mano ci sta in gamba, tutti con le mani che sto mondo ci canna, e allo campo forte che stasera sta a paria, paria. Più forte che sta musica spalla, e con emozione tutto quanto insieme a me, a me. E a me, mano ci sta in gamba, tutti con le mani che sto mondo ci canta, e allo campo forte che stasera sta a paria, paria. Ciao ragazzi, salutiamo tutti quanti. Un saluto a Franco Costa. Grazie, grazie. Onda Sana, Antimo Di Lillo, Tony Francese, Enzo Davis. Vi dà appuntamento a mercoledì prossimo dalle 22 alle 23.30. Ciao. Un bacio. Sono De Martino. Sono specializzato in abiti cerimoniali uomo-donna e anche taglie forti. Ciao amici, sono Enzo Davis. Anch'io vesto da De Martino. Veniteci a trovare. Vi aspetto, grazie. Salve, anch'io frequento il club degli amici di Michele Giudiciani, detto Bibicassi, e Torino Castellone. Veniteci a trovare per divertirvi con noi, ragazzi. Ciao. Ragazzi, venite che troverete anche Enzo Davis, divertite con noi. Ciao. Ciao.
cent'anni vuoi morire, la non ve fanno buttare. Ma andata di le sorda, stava a sentire a me, accattata con gelata, un paradiso per te. Allora, ci mettiamo la passione, ci mettiamo l'arte, ci mettiamo un poco di quello che ci hanno insegnato i nostri antenati. Si fanno una tra eventi, diciamo, comunioni, matrimoni, battesimi, compleanni, feste di 18 anni. Mi dà il dito, va bene? Ok, ciao. Fatica, si mette gente che non tiene un centesimo. Ma come succede?